Matteo Righetto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontare L'ultima Patria. L'ultima Patria, che è un libro che fa parte di una trilogia. Siamo arrivati alla seconda parte per questa trilogia della Patria. Prima di addentrarci nella storia, anzi, anche altro che prima, siamo già nella storia con questa domanda. Io amo sempre far raccontare ai nostri ospiti le copertine quando a noi le copertine piacciono, e in questo caso mi piace particolarmente. Ce lo vuoi far vedere con parole tue, Matteo Righetto? Copertina, io credo che debba sempre in qualche modo raccontare un po' la storia, il romanzo, e in questo senso devo dire che la copertina dell'Ultima Patria ha molto da dire, è una copertina molto dinamica, dove si vede la protagonista, Iole, questa ragazza determinata, forte, pronta a tutto, in sella al suo Sansone e pronta per un viaggio verso un'avventura e un riscatto molto molto importante, che riguarda se stessa, riguarda la propria famiglia e riguarda in fondo un'intera generazione di italiani che alla fine dell'Ottocento hanno dovuto compiere delle imprese davvero quasi inenarrabili per riuscire a superare le grandi difficoltà del tempo. E qui è già condensato tutto quanto del romanzo che si sviluppa per circa 200 e qualche pagine, il romanzo L'ultima patria di Matteo Righetto. Ed è un romanzo dove la parola patria ha veramente un senso particolare, no? Uno sguardo anche nuovo rispetto a quello che noi possiamo pensare dell'elemento patria. Una parola che, leggendo questo romanzo e poi quando l'ho terminato vedendo il titolo Ultima Patria, mi sono detto quanto di questa parola patria noi riusciamo a renderla contemporanea. Spesse volte, e pongo la domanda a Matteo Righetto, spesse volte noi nelle parole, noi che con le parole non lavoriamo come voi scrittori, noi nelle parole rimaniamo un pochino invischiati in un significato suo. Pensiamo che la parola sia un po' come una bomboniera, no? È lì che fa la sua presenza, e quando c'è bisogno la usiamo. Invece no, come nel caso della parola patria, che cosa ne dici? No, assolutamente d'accordo. La parola patria è una parola che dovremmo riscoprire in chiave attuale, al di là dei suoi significati etimologici. Io credo che parlare di patria riferendosi soltanto a tricolori, bandiere, confini geopolitici sia abbastanza desueto e anche anacronistico. Mi sembra di ripercorrere altrimenti quello spirito romantico dell'Ottocento, quando in realtà di tempo ne è passato un bel po'. La parola patria, come la parola frontiera, va riscoperta, vanno riscoperte nei significati attuali. Quando io penso alla patria, ed è quello che pensano anche i personaggi di questo mio romanzo, e beh, la mente, i sentimenti vanno a chiedersi molte cose, a porsi delle domande sui significati ulteriori di questa parola. Allora io penso oggi, ad esempio, quando due persone soffrono lo stesso male, non sono forse compatrioti? O quando due persone vivono un'esperienza importante che condividono, un'esperienza di vita, in quel momento non sono forse cittadini di una stessa patria. Io ad esempio quando entro in una libreria mi sento in una patria, la mia patria, come nei boschi, come nelle montagne che amo. Bisogna andare al di là dei significati letterali ed etimologici e pensare a qualcosa di più profondo. D'altronde quella dell'Ottocento, quella della fine dell'Ottocento, era un'Italia che non riconosceva e anzi, devo dire la verità, soprattutto in alcune parti d'Italia, tutte le zone rurali, questa patria non riconosceva i suoi cittadini, era una patria fittizia per molti aspetti. Le parole che ha detto Matteo Righetto poco fa sono parole importanti a proposito della patria. Quando due persone soffrono, sono forse accomunati dalla stessa patria? Questa non è semplicemente una domanda filosofica, ma forse sono quelle domande che nascono anche leggendo un romanzo che non ha le pretese di essere un insegnamento sociologico, ma la pretesa di raccontare, attraverso il racconto, forse, chi deve decidere, chi deve organizzare, chi è nelle istituzioni, forse
Forse se leggesse queste parole, ascoltasse queste parole, se due persone soffrono, sono forse accomunati dalla stessa patria. Probabilmente il loro sguardo, lo sguardo critico, che normalmente dentro la parola no, cambierebbe. Che cosa ne dici? Penso proprio di sì. Ed è lo sforzo e l'esercizio anche di cultura che dovremmo fare un po' tutti, ogni giorno. Al di là della parola patria, c'è un intero dizionario, secondo me, da riscoprire e approfondire. E alla fine della fiera, se ci pensi, Livio, poi significa semplicemente andare a scoprire quella che è l'umanità anche dietro i lemmi, dietro questi flussi semantici, spesso così astratti. Ed è quell'umanità che dovrebbe davvero permetterci di restare umani di fronte a situazioni che sono non solo disumane, ma si collocano in un'epoca, che è quella che stiamo vivendo, che io forse per primo, non lo so, ho definito l'età del disumanesimo. Ecco, partire dal vocabolario per restare umani. La luna correva fra le nubi, non c'erano più le cose. Non c'erano più gli uomini, ma solo il lamento degli uomini. Questa è la frase che Matteo Righetto ha messo in esergo al suo romanzo Mario Rigoni Sterni, Sorgente della Neve, insieme con un'altra di Lansdale, La Foresta. Ecco. Però questo lamento degli uomini è un lamento molto importante, no? È un lamento anche di persone che abbandonano la loro terra, no? Vanno oltre la loro frontiera. E qui veniamo a incontrare Iole. Ma come facciamo a non innamorarci di Iole, Matteo Righetto? Come facciamo? Spero sia difficile per i lettori non innamorarsene. Quello che ho provato a fare, tratteggiando un personaggio davvero molto femminile, quindi con una grande sensibilità, ma proprio perché femminile anche con una grande forza e una determinazione che noi maschi spesso non abbiamo. E Iole è una ragazza che deve, come dicevo prima, affrontare dei pericoli e delle insidie davvero fortissime, esemplari, e però ce la fa, e questa è la cosa importante. Nonostante tutto, nonostante un mondo intorno a lei stia crollando, e anche in questo senso io penso che questo romanzo possa essere letto in chiave molto attuale, nella contemporaneità. Ma mentre tutto sta crollando intorno a lei, un sistema che non c'è, una politica che non esiste, un paese, una patria assolutamente fittizia, lei è chiamata a riscattarsi, alla fine ce la deve fare. E ce la deve fare con le sue debolezze, questa è la cosa bella. Iole non è un'eroina, Iole è una ragazza di montagna. E la sua forza è tratta proprio dagli insegnamenti della natura, della montagna, oltre che dal padre e la madre, sono stati per lei importantissimi. Però è questa ragazza un po' selvatica, ma una ragazza come tante allora e come tante ancora oggi nel mondo, laddove l'urbanizzazione, l'antropizzazione non è stata così selvaggia. Ci sono ancora queste persone, e sono persone che hanno uno stretto rapporto diretto con la natura, con l'ambiente naturale, e da esso traggono la forza e la saggezza a volte per andare avanti. Iole aveva una grande saggezza, cioè del capire l'origine delle cose, di andare a fondo, di capire le radici, no? Come le radici degli alberi che componevano il suo paesaggio. E per capire questo forse lei aveva imparato che bisogna sapere ascoltare, no? E anche se lei a volte non era permesso parlare, però saper ascoltare è una dote che Iole ha veramente, ed è stata forse questa la terapia che le ha dato la possibilità di andare avanti nella sua vita. Dici benissimo, Livio. Saper ascoltare credo che sia un valore, una dote che generalmente questa nostra società ha perduto. Non siamo più capaci di ascoltare. Non siamo più capaci di ascoltare non soltanto gli altri, ma nemmeno noi stessi, tant'è vero che io conosco un sacco di persone che hanno paura del silenzio, perché nel silenzio ascolti te stesso, impari a conoscerti di più. Questa cosa mi terrorizza. La Iole sapeva ascoltare gli altri, la Iole sa ascoltare la natura, ma vedi, la cosa che più mi interessava tratteggiare di questo personaggio era proprio questo grande rapporto magistrale, se vogliamo, discente rispetto alla natura. Oggi abbiamo perso completamente questo contatto ecologico e oggi viviamo in una società, almeno qui nel primo mondo, dove siamo molto istruiti
ma per nulla sapienti. Ecco, un tempo queste persone, come l'aiole alla fine dell'Ottocento, in queste comunità rurali, montane, non erano istruite, ma erano sapienti. Insegnato uno dei miei maestri, Mario Rigoni Stern, dalla natura imparavano un sacco di cose che noi oggi abbiamo dimenticato completamente. Rigoni Stern diceva: un contadino per fare un orto deve sapere di astronomia, deve sapere di geologia, deve sapere di chimica. Ecco, ma non erano cose che imparavano a scuola, le imparavano dalla natura e da ciò che veniva tramandato. Questa cosa l'abbiamo persa. Oggi vedo ragazzi che firmano le petizioni, che so, di Greenpeace su Facebook, però non distinguono un abete bianco da un abete rosso o un pettirosso da un passero. Abbiamo perso il contatto con la natura ed è quella che ci rende sapienti, non le competenze dell'istruzione. Perché oggi noi viviamo in un mondo dove tutti abbiamo delle competenze specifiche, ma al di là di quel puntino c'è l'orrido, non sappiamo più nulla. Non siamo più umani. Un tempo non era così. E quanto conta per Matteo Righetto, pensando anche ai libri precedenti, no? Quanto conta la natura come elemento di narrazione, non la natura come paesaggio dove si svolge una situazione, no? Ma quanto la natura sia partecipe e protagonista, perché pensando agli libri precedenti, la natura è protagonista sempre nei libri di Matteo Righetto. Mi fa piacere che tu lo dica, perché per me è fondamentale. Ma io ho fatto della mia scrittura, come dire, un genere che possiamo definire proprio ecologia letteraria. Cioè il rapporto tra uomo e ambiente, come questi due attori, questi due fattori contribuiscono a cambiare l'uno e l'altro. E per me è sempre stato importantissimo in tutti i miei romanzi. E quindi è chiaro che la natura, più spesso la montagna, perché è l'ambiente che conosco meglio, ma è assolutamente fondamentale, non è uno scenario, un set o una cornice, ma è un protagonista stesso, addirittura, delle mie narrazioni. Iole, Antonia, Sergio, protagonisti a volte loro malgrado di questa storia. Iole è una bella ragazza, e Antonia invece vuole fare... pensa alla sua spiritualità per essere una religiosa. E poi c'è il dramma chiamato Sergio. Sergio è la domanda forse più importante, no? Cosa se ne può fare? Che cosa sono le cose che lui sente? Qual è la sua malattia? Non si può far nulla se non affidarlo a una donna che guarisce o apparentemente guarisce. E in questo senso il termine guarigione, attraverso la presenza di questa donna chiamata la Santa, c'è un legame anche alla spiritualità, alla risposta a domande che non sappiamo darci, quindi dobbiamo rivolgerci a chi forse riesce, nonostante tutto, avere un collegamento col metafisico. Pur di tirare avanti e pur di risolvere il problema del piccolo Sergio. Sì, dici bene. Ci sono due rappresentazioni di spiritualità in questo romanzo, in questa trilogia, ma soprattutto nell'Ultima Patria. Da un lato abbiamo la spiritualità più autentica, più devozionale, che è quella del trasporto vero, sincero, evangelico, diciamo, rappresentato da Agnese, la madre di Iole, Antonia e Sergio, e poi anche da Antonia. Dall'altro però abbiamo un altro aspetto, un'altra dimensione spirituale, che è quella della santa, questa guaritrice di paese alla quale tutti si affidano quando ci sono dei problemi, ma che poi, diciamoci la verità, è una finta guaritrice, è una ciarlatana. E io credo che anche qui possiamo davvero fare delle riflessioni sul presente, perché i ciarlatani non sono scomparsi, e questi maghi, queste persone alle quali la povera gente si affidava per due capponi o per i pochi risparmi che aveva, esistono ancora, solo che hanno altre forme. E non parlo di coloro che vediamo in qualche emittente televisiva di periferia che fa le carte. Non è solo quello. Oggi i ciarlatani sono quelli che diffondono le fake news, per esempio, imbrogliando decine, milioni di persone.
E quindi io credo che dobbiamo sempre stare attenti a queste forme di, come dire, di diffusione di verità altre, che poi finiscono solo per ingannare la gente e far dei danni incalcolabili alla società. E troviamo Sansone. Sansone è già un nome importante, no? Quel destriero a cui facevamo riferimento in apertura di conversazione con l'immagine, una bella immagine di copertina. Sansone che non è solamente un cavallo, ma è qualcosa, è qualcuno, voglio dire, è qualcuno che vive più di un cavallo, che ha sensazioni forse ancora più raffinate degli umani. Ecco, e questo Sansone è veramente l'alter ego di Iole. Sembra strano, ma è così. Chi ha sempre avuto animali, chi ama gli animali, sa bene che il rapporto che si crea e si instaura con questi nostri amici è davvero fortissimo, e tant'è che a volte assumono delle caratterialità o dei temperamenti che ce li fanno somigliare. E per Iole è così. Iole è questo cavallo che ha salvato da ragazzina, ha curato e ha tenuto con sé, fino a farlo diventare il suo miglior amico, ma di più ancora se vogliamo, perché è davvero un compagno fedele, un compagno di vita, di quotidianità, di avventure. E senza Sansone Iole non esisterebbe, paradossalmente, e quindi non esisterebbero le sue avventure, le imprese che è chiamata a compiere in questa trilogia, in questo romanzo, L'ultima patria. Alla ricerca di una sola cosa che le dà speranza, Iole, ma non solo lei, la speranza di essere, forse anche se solo per poco, nel territorio della gioia, no? Abbandonare la sua terra, scendere per esempio verso Bassano, dove forse, chi lo sa, c'è la gioia che come c'è scritto, se ricordo bene, è la gioia è come il pane, quando non hai il pane quindi non hai la gioia. Ma quelli erano anni tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Le nostre montagne, le mie montagne lassù si spopolavano e i contadini, i montanari scendevano come torrenti al disgelo in primavera. E dove andavano? Se ne andavano senza sapere dove, e a volte il perché, l'unico perché era la fame, la povertà, la miseria. E andavano dall'altra parte del mondo senza conoscere la geografia, senza sapere cosa sarebbe accaduto un chilometro dopo, un minuto più tardi, e se ne andavano. E questa è una grande storia del nostro paese, una grande storia di emigrazione, non di immigrazione. E questo è, diciamo, uno dei motivi più importanti del romanzo, una storia di viaggio verso la ricerca di un'altra patria, quando la propria ti vomita e ti rifiuta. E ci sono anche banditi in questa avventura che vede coinvolta Iole, banditi che hanno capito dove c'è un tesoro di lingotti, e allora lì si sviluppa la storia dell'inseguimento, ed è lì anche che Iole capisce che lei deve difendere una cosa sola, i suoi valori, che non sono i suoi valori da un punto di vista egoistico di un mondo costruito da sé, ma i valori veri, senza essere così fermi alla tradizione necessariamente, perché la tradizione si evolve, come anche i valori che restano, però hanno bisogno di essere nutriti, di essere curati. E Iole i valori li senti pagina dopo pagina, chi li cura, li desidera e li fa propri. Certo, così. Iole è assolutamente fedele ai propri valori, al proprio passato, alla propria famiglia, perché è una famiglia che ha visto soffrire, che ha visto spaccarsi la schiena ogni giorno per un tocco di polenta, e quindi Iole è pronta a qualunque cosa per non tradire questa sua storia personale, gli affetti, l'amore di suo padre, di sua madre, cioè, ovvero sia ciò che le ha permesso di sopravvivere e di godere anche quel poco della vita che si poteva godere. E quindi è assolutamente fedele, e come dire, questa fedeltà non ha a che fare con la fedeltà coniugale, ma la fedeltà proprio a un valore, a quelle che sono le cose più importanti, una promessa, la lealtà, la parola data. Per quanto riguarda i briganti, i banditi, sì, ci sono, e anche perché i banditi ci sono sempre stati, in ogni generazione, in ogni parte del mondo. C'è qualcuno che crede che fossimo tutti belli, buoni e bravi a un certo punto nel nostro
piccolo mondo italiano siano arrivati quelli brutti, sporchi e cattivi. No, anche tra noi c'erano sempre quelli più buoni e quelli meno buoni. E anche allora, nelle civiltà contadine, che spesso vengono sempre raccontate in maniera patetica, no, ci vuole anche un po' di epica e saper raccontare ciò che è accaduto per davvero. I cattivi esistevano anche allora. L'ultima patria è il secondo libro della trilogia cominciata con L'anima della frontiera per Matteo Righetto e Edizioni Mondadori, lo ricordiamo. E prima di salutarci, Matteo Righetto, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Ma in questi giorni devo dire sto scrivendo moltissimo, quindi in questi giorni ho posato un paio di libri che ho letto nel mese di luglio e i primi di agosto. Sono due libri di Sjöberg, un autore che amo molto, pubblica in Italia per Iperborea, Il re dell'uvetta, e il secondo è L'arte di collezionare l'arte mosche? Della fuga. L'arte della fuga è l'ultimo, poi è quello che ha scritto l'arte anche... Non è l'ultimo, l'arte della fuga è il penultimo. Ecco. E ho letto l'arte della fuga. Ecco, perché poi è quello che ha scritto L'arte di collezionare mosche, se non ricordo male. Friedrich Sjöberg, o come si pronuncia. A me piace moltissimo. È veramente molto, molto particolare questa grande scrittura. Grande fabulatore, uno scrittore particolarissimo. Veramente. Come intrattenitore, imparo un sacco di cose quando leggo Sjöberg. E questo è un bel consiglio di lettura, e noi ringraziamo Matteo Righetto, autore del libro L'ultima patria. L'ultima parola di questo romanzo, L'ultima patria, è una parola importante, perché la parola è futuro, con un punto esclamativo, e quindi questo dice molto su quanto racconta questo romanzo, perché quella parola ha necessità di essere vissuta se si vive il presente, tornando a quella parola origine a cui facevamo riferimento poco fa, parlando di Iole. Grazie ancora Matteo Righetto. Grazie davvero a te. A presto. A presto.